teniamo un seminario di informazione su tre provvedimenti essenziali, però nel frattempo se ne è aggiunto un quarto, che è quello di destinazione giovani, e che fa riferimento non esclusivamente all'artigianato, ma un po' a tutta l'impresa, all'imprenditoria lucana. A tavolo con me, credo che non ci sia bisogno di presentazione, c'è la Presidente Viceconti, poi abbiamo il Presidente di Confartigianato Antonio Miele, il collega Antonio De Martino, che poi entrerà nel merito dell'avviso per quanto riguarda l'impresa artigiana innovativa, e il Presidente della Confartigianato di Rauria, Saverio Milani. Poi prenderà anche la parola la nostra responsabile, non l'abbiamo trovato posto perché sennò sarebbe stata qua con noi, Mirella Di Mongi, che chiaramente si soffermerà, come vi ho detto prima, su una parte degli argomenti che tratteremo questa sera. I tre provvedimenti, più il quarto che dicevo di destinazione giovani, praticamente scaturiscono dalla legge regionale sull'artigianato. È una legge del 2015, la numero 29, e che io dico sempre in questi incontri, finalmente sta avendo la piena attuazione, in quanto alcune parti di questo provvedimento in alcuni periodi dell'anno 2017 sono stati già definiti, altri invece ne abbiamo visti alla luce nell'anno 2018. I due provvedimenti che questa sera affronteremo in particolare sono l'impresa artigiana innovativa, che tratterà Antonio De Martino e che fa riferimento ad una norma per ottenere contributi a fondo perduto per gli investimenti nei laboratori artigiani. Tenete conto che la legge, l'avviso, è un avviso specificatamente dedicato alle imprese artigiane. O si è iscritto all'albo delle imprese artigiane, oppure questo tipo di avviso non si potrà utilizzare. Quindi il presupposto è l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Ed è importante perché era da tempo che non c'era un provvedimento esclusivo per l'artigianato, c'erano stati anche degli avvisi, ma erano per tutte le imprese. Per l'artigianato è la prima volta, dopo tantissimi anni, che finalmente abbiamo un provvedimento ad hoc. Stessa cosa per gli altri due, che è quello della qualifica di maestro artigiano e dell'istituzione della bottega scuola. La qualifica di maestro artigiano è appannaggio esclusivo delle imprese che hanno almeno 10 anni di iscrizione all'albo, e la bottega scuola è una conseguenza, cioè nel momento in cui io acquisisco la qualifica di maestro artigiano potrò richiedere anche l'istituzione della bottega scuola, ma ne parleremo dopo, perché voglio prima entrare nel provvedimento regionale per quanto riguarda destinazione giovani, poi affronteremo l'avviso per quanto riguarda impresa artigiana innovativa, e poi in conclusione vediamo che la parte un po' più semplice, quella del maestro artigiano e della bottega scuola, perché è una domanda veramente che riusciamo a fare anche in pochissimo tempo e che gli uffici della nostra organizzazione sono a disposizione. Ora, non so se la Presidente ci vuol dare un piccolo saluto, anche giusto, per quanto riguarda insomma il comune di Rauria, e non so se il Presidente Viraglia poi concluderà il tutto, il Presidente Viraglia. Prego Antonella. Giusto un saluto, certo, veloce, benvenuta a tutta la dirigenza della Confartigianato a Rauria, e siamo nella sede proprio dell'Unione dei Comuni di questa area Lago Negrese Pollino, che racchiude una grande forza lavoro, una grande rappresentanza, c'è qui stasera, degli artigiani, che sono poi il valore dell'economia della nostra area.
E un plauso al Confartigianato che ha scelto la sede di Lauria subito dopo Potenza, perché il 3 settembre scorso avete tenuto questo seminario informativo nella vostra sede provinciale di Potenza. Quindi siamo onorati subito dopo di accogliervi qui a Lauria. Avevamo messo in campo in estate l'iniziativa Valori Artigiano, che poi non abbiamo potuto tenere anche per conferire l'attestato di maestro artigiano a ben 12 artigiani di quest'area. Segno questo di un artigianato vivo e antico in questa area, e questo non può che farci con orgoglio, non può che farci piacere anche come amministrazione comunale, perché poi sono loro la forza economica di questa città. E come dice lo spot di Confartigianato, ogni giorno in Italia un artigiano plasma, crea un manufatto che poi utilizziamo tutti noi nella quotidianità, e ogni giorno tutti questi artigiani di Lauria si alzano con sacrificio, con impegno, e quindi questo applauso sono io che lo faccio a voi per dare ogni giorno movimento a questo nostro territorio. E guardando i loro visi mi vengono in mente tutte le creazioni, dai biscotti alle spose, all'arte dell'acconciatura, danno vita ad ogni fabbri, il legno, danno vita a grandi manufatti. Grazie, grazie, grazie. Allora, Mirella Lungi, ripeto, si soffermerà su Destinazione Giovani e non solo. La pregherei. Ah, c'era Saverio, scusa. Sì. Saverio, scusami, Saverio, il presidente Miraglia. Io ringrazio tutti voi di essere qui presenti. Io non sono un grande oratore, né mi dilungo molto in discussione. Posso solo dire che il tessuto economico di Lauria è uno di quei tessuti, diciamo anche a livello regionale, che presenta il più alto numero di artigiani, sia iscritti alla nostra confederazione che sia iscritti alla Camera di Commercio. Quindi questo doveva essere per noi il momento di poter rilanciare quello che negli anni, sono passati molti anni da quando era in vita la Confartigianato, a memoria dell'amico D'Angelo, che era stato uno dei promotori, a cui io ne faccio sempre riferimento. È uno che ha voluto sempre, ha creduto nell'artigianato, ha creduto nei valori delle grosse menti, dei grossi lavoratori di Lauria per portarli avanti. Io non so se sarò in grado di essere come lui, come figura, però cercherò di impegnarmi e cercherò di creare quello che una volta era il fiore all'occhiello, diciamo anche a livello regionale, qualcuno me ne può dare altro. Stiamo ricominciando con piccoli passi a creare una sede dove ci sarà Mirella, qualche volta ci sarò pure io in riferimento anche ai miei impegni, per stare vicino a voi, per darvi le giuste nozioni nel campo dell'artigianato e nel campo delle nuove leggi e dei nuovi bandi e tutto quello che gira intorno al mondo degli artigiani in questo campo e in questo caso anche nel campo dei commercianti. Io dico che Lauria si è sempre fatta valere per il suo darsi da fare. Diciamo che siamo un paese artigiano, siamo un paese di lavoratori, e siamo un paese che non ha paura di rabboccarsi le maniche e avere di buttarsi anima e corpo nell'attività. Per cui credo che se cominciamo anche noi a fare un passaparola e altre cose, possiamo essere una bella realtà e possiamo rispondere anche a quelle che sono le esigenze quotidiane che ognuno di noi ha. Sono anche onorato di essere presidente della Confartigianato, in quanto è una delle strutture, diciamo che forse la più grande in Italia nel settore degli artigiani, in Basilicata sicuramente se ne fa la parte da leone, e diciamo che siamo il tessuto che è il motore, la linfa e il sangue che porta avanti l'economia italiana. Non è data solo dalla grossa impresa, ma chi traina questo carro molto pesante è dato proprio dagli artigiani.
E avere dietro una struttura come la Confartigianato, la più antica, quella la più storica e la più rinomata che c'è in Italia, questo non potrà altro che dare a noi, rafforzarci e riuscire a portare a casa quei risultati che tutti noi speriamo. Io vi ringrazio ancora di essere qui presenti, mi auguro che alle prossime raddoppiamo, andiamo con legge esponenziale, perché noi qui alla OIA ce li abbiamo questi numeri e possiamo fare cose di grande. Io dovrò lasciarvi per i miei problemi personali e lascio la parola a voi. E vi ringrazio di essere stati qui. Bravo. Questo è perché 21 euro non è un donore. Invece bravo, l'ho ascoltata anche in altre occasioni. Tra l'altro ha ricordato giustamente la figura di Domenico D'Angelo. Voi immaginate quando sono più anziano io, perché io devo ricordare addirittura il professor Giacomo Antonio D'Angelo, che è stato il primo dirigente proprio di Confartigianato La Lia, così, che poi era il papà di Domenico. Allora Mirella si sofferma su Destinazione Giovani, ma non solo. Credo che qualche cosa per quanto riguarda l'attivazione della nostra sede qui sulla via e i servizi già in essere credo che sia anche importante. Sì. Allora, ciao innanzitutto a tutti, ho detto ciao, che conosco quasi tutti qui presenti, grazie insomma per essere venuti, so che lavorate, quindi grazie insomma per essere, speravo di una presenza ecco più cospicua anche da parte vostra, però come lo sappiamo sembra deficiente su queste cose. Io ringrazio il direttore, ringrazio Antonella, ringrazio il presidente, il preziosissimo De Martino e Saverio Milani insomma per essere qui, soprattutto voi innanzitutto. Noi avevamo cominciato, dovevamo fare l'evento praticamente ma artigiano per quanto riguarda i maestri artigiani, poi è andata male e ci siamo soffermati su questo incontro tecnico che è quello che sicuramente più serve a voi. Vabbè, voi mi conoscete, sono Mirella Limongi, sono referente per la Confartigianato Lauria, la Confartigianato della sede di Lauria, che è situata presso il chiostro dell'Immacolata a Lauria Inferiore. Siamo anche sulla pagina Facebook Confartigianato Lauria ed ogni contatto lo trovate, io vi ho predisposto delle brochure, qui troverete sintetizzati i tre bandi che andiamo ad illustrare stasera, sia Destinazione Giovani, sia il bando sull'artigianato e anche per il commercio, perché lo stesso bando che adesso andrà ad illustrare De Martino vale anche per il commercio al dettaglio. Quindi qui la brochure con i nostri riferimenti e qui un volantino, forse lo prendete a memoria, dei servizi che vengono offerti dalla nostra sede. Quali sono i nostri servizi? Finanziamenti innanzitutto, facciamo finanziamenti a tasso agevolato per investimenti, per liquidità e per start-up, quindi per avvio di attività. Come facciamo questi finanziamenti? Ci appoggiamo a Cofidi Imprese e poi grazie anche alla collaborazione di Confartigianato all'Agro. Ci occupiamo anche di assistenza per quanto riguarda la compilazione delle domande di bandi sia regionali che nazionali, incentivi all'assunzione, siamo anche un centro di raccolta 7.30 e poi ci occupiamo, c'è anche la parte di Confartigianato persone, perché Confartigianato non è solo azienda, ricordiamoci anche il servizio Confartigianato persone che praticamente si occupa di tutte le attività di patronato, quindi qualsiasi domanda di pensione, pensione di vecchiaia, pensione anticipata, invalidità e quant'altro. Vabbè, questo insomma per sintetizzare i nostri servizi. Io non mi dilungo e vado praticamente al cuore del bando. Io avevo preparato per quanto riguarda questo bando e l'avviso pubblico che si chiama hashtag Destinazione Giovani, avevo preparato delle slide. Purtroppo avevo preparato delle slide stamattina, però a quanto pare i servizi, il videoproiettore non è disponibile per proiettare, quindi vabbè, tanto lo conosco a memoria, ve lo dico però era carino perché c'erano i punti fondamentali. Allora, Destinazione Giovani, innanzitutto quali sono i destinatari? I destinatari sono tutti i giovani e tutti i giovani appunto disoccupati dal momento della presentazione della domanda, hanno proprio un'età compresa dai 18 ai 34 anni
compiuti, quindi devono avere 34 anni e 364 giorni, va bene? Quindi a 35 già scatta la nuova possibilità di fare la domanda. Poi devono essere disoccupati al momento della presentazione della domanda, secondo l'articolo 19 del decreto 150/2005. Che significa disoccupati al momento della presentazione della domanda? Come dice l'articolo 19, significa che ogni soggetto che è privo di lavoro deve andare al centro per l'impiego e dichiarare telematicamente la dichiarazione di immediata disponibilità. Se non c'è la DIT, noi non siamo disoccupati. Quindi, prima di poter fare la domanda, l'azienda deve dire al giovane di andare al centro per l'impiego e di rinnovare la DIT. Va bene, che oggi viene fatta, abbiamo questo per un altro discorso, anche telematicamente. Poi devono essere in possesso o di qualifica biennale, o di diploma, o di laurea, o di dottorato di ricerca. Va bene? Quindi chi ha la terza media non può accedere al beneficio. Poi se l'azienda sceglie praticamente di non beneficiare del regime de minimis, il ragazzo deve avere una disoccupazione pari a 24 mesi, oppure il ragazzo deve essere un disabile, però ripeto, soltanto per le aziende che non vogliono beneficiare del regime de minimis. Ricordiamo che cos'è il de minimis. Il de minimis praticamente è un regime praticamente che non può superare i 200.000 euro di aiuti che vengono stanziati dallo Stato. Ok? Quali sono le aziende che possono beneficiare? Possono beneficiare tutte le aziende di qualsiasi settore, quindi non solo artigianale, non solo commercio, tutte le aziende di qualsiasi settore che siano iscritte alla Camera di Commercio, che siano, insomma, abbiano un work valido, voglio dire, siano regolari con i versamenti contributivi, e soprattutto la cosa importante è che abbiano una sede operativa in Basilicata. Quindi la mia sede legale può essere anche a Milano, però la sede operativa deve essere almeno una in Basilicata. Va bene, d'altronde è un bando regionale finanziato dalla regione, e quindi questo è praticamente la. Poi ancora un altro elemento dell'azienda: non deve aver avviato procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti la data di assunzione, e soprattutto per il ragazzo che si va ad assumere non deve aver provveduto a fare licenziamenti nei 6 mesi precedenti per la stessa mansione. Cioè, io che ne so, voglio prendere praticamente un autopompa. Ecco, io nei 6 mesi precedenti non devo aver licenziato aiuto proprio, va bene? A meno che non ci siano state dimissioni, perché le dimissioni, come sapete, non vengono considerate. Quindi, per la stessa ragione, il regime d'aiuto ve l'ho detto. Tipologia dei contratti. Allora, è praticamente, stiamo parlando di un bando che va a incentivare l'occupazione, diretta a favorire l'occupazione, ok? Quindi quali sono i contratti che vengono indennizzati? Sono i contratti a tempo indeterminato, part time o full time, oppure apprendistato professionalizzante. Sapete che, vabbè, ci sono tre tipi, vabbè, di apprendistato, però quello che praticamente va ad agevolare l'avviso pubblico è l'apprendistato professionalizzante, ossia quel contratto che la legge considera a tempo indeterminato per i giovani dei 18 ai 29 anni. Va bene, sapete che poi c'è l'agevolazione, l'abbattimento dei contributi per quanto riguarda l'apprendistato. Quindi, se viene un ragazzo di 25 anni, io posso beneficiare dello sgravio contributivo dell'apprendistato, e allo stesso tempo agevolare avere la domanda del bonus. Una cosa molto importante su questo avviso pubblico è che questo è il regime di minimis, questo avviso pubblico, ed è praticamente cumulabile con altri aiuti pubblici per la stessa assunzione. Cioè, se io voglio assumere, ad esempio, parlo per esempio dell'aiuto cuoco, posso beneficiare del bonus, di questo bonus destinazione giovani, oppure di tutti gli altri sgravi che ci possono essere incentivi a livello nazionale. Ora c'è Occupazione Sud, non sapete che è stato rifinanziato, e quindi io posso praticamente avere sia Occupazione Sud e sia Destinazione Giovani, quindi sono cumulati.
cumulabili per la stessa assunzione, cosa che non avviene sempre negli altri bandi. Va bene, questa è una cosa importantissima. Abbiamo detto quindi un contratto a tempo indeterminato, part time o full time. Il contratto, la regione ti dice: io ti do il bonus, però tu mi devi garantire che questa persona te la tieni per 24 mesi. Quindi nei 2 anni non possono essere licenziati giovani che assumete con questi qua, a meno che non ci siano dimissioni, e non possono nemmeno avvenire trasformazioni di contratto. Quindi se io richiedo il bonus full time, non posso poi trasformare il mio contratto nei 24 anni in part time. Bene, quindi l'avviso pubblico inoltre non è valido per le trasformazioni di contratto. Quindi se io voglio trasformare un ragazzo che già sta lavorando con me, ho un contratto a tempo determinato e voglio usufruire del bonus, non è possibile. Devo aspettare prima la scadenza naturale del contratto a tempo determinato, oppure che faccia adesso il tirocinio, e poi poter usufruire del bonus. Va bene? Perché il ragazzo deve essere disoccupato. Quando arriviamo alla cosa più importante, che è l'importo del bonus. L'importo del bonus varia a secondo se in possesso di diploma, di laurea, di dottorato di ricerca o se maschio o donna. Partiamo da un minimo di 8.000 euro massimo annuali per 2 annualità, se maschio con diploma, salgono a 10 se donna con diploma o qualifica. Se parliamo di un laureato, se maschio 10.000 euro annui per 2 anni, salgono a 12 in caso di sesso femminile. Se il giovane possiede un dottorato di ricerca, sono entrambi, il bonus è pari a 12.000 euro annui per 2 anni. Va bene? Quanti bonus può richiedere l'azienda? Varia dal numero dei dipendenti. Abbiamo da 0 a 5 dipendenti 2 bonus. Da 5 a 10 dipendenti, quando parliamo di dipendenti parliamo di assunzioni a tempo indeterminato, quindi conteggiano solo quelli. A tempo indeterminato, quindi da 5 a 10 dipendenti abbiamo, mi sembra che siano, scusate, a 5 bonus. 5 bonus e dopo si passa addirittura, si arriva a 10 e poi 15 bonus, ma qui non è il caso, insomma, di oltre 50 dipendenti. Naturalmente il bonus è rapportato all'orario, cioè se io l'assumo non full time, il massimo previsto del bonus è per i full time. Se io il ragazzo me l'assumo part time, è parametrato all'orario che va a svolgere, quindi si riduce in base alle ore che fa. Come si istruisce la domanda? La domanda scade il 31 dicembre, se aperta il 9 luglio scade il 31 dicembre, però ad esaurimento risorse, nel senso che se le risorse sono finite prima del 31 dicembre, quello si chiude, il bando lo chiudono. La compilazione della domanda avviene esclusivamente tramite PC, quindi tramite internet, telematicamente, non c'è altro modo, non esistono carte. Quindi è necessaria la firma digitale per qualsiasi cosa. Ora oramai io vedo che le aziende è un problema, perché praticamente non vedo che qui ancora la cultura della firma digitale non è arrivata, può essere obbligatorio, ma invece niente. Quindi è necessario oramai per partecipare ai bandi la firma digitale, perché altrimenti non si può inviare la domanda. Si fa praticamente una, come avviene il strutto della domanda. Vabbè, io praticamente forse sto entrando troppo nel dettaglio, vado magari veloce su questa parte, poi per qualsiasi chi è interessato, per qualsiasi cosa, ci sono i miei riferimenti, può chiamare e poi per informazioni più tecniche. Perché la presentazione, questo è importante, la presentazione della domanda, al momento della presentazione della domanda, il ragazzo deve essere disoccupato. Quindi io l'azienda presenta la domanda e il ragazzo non lo deve assumere. Poi aspetta, si fa una prenotazione, aspetta che la regione risponda. Una volta che è arrivata l'email, noi abbiamo l'azienda 10 giorni per dirti va bene, ok, tu me lo puoi assumere, e quindi tu hai 10 giorni per fare l'assunzione. Dopodiché avviene la graduatoria, dobbiamo aspettare l'uscita della delibera della DGR per quanto riguarda la graduatoria definitiva, e dopo si rendiconta. Al momento la rendicontazione avviene ogni 3 mesi, quindi per 2 anni, ogni 3 mesi da fare sul sistema SIFO. Il sistema SIFO è un sistema regionale
dove vengono caricati tutti i documenti, perché la regione deve sapere che tu questo ragazzo che lo stai mantenendo per 24 mesi assurdo, va bene? E quindi questi soldi vi daranno, io sono molto pratica, i soldi vi daranno ogni 3 mesi a rendicontazione avvenuta, va bene? Questo è quando ogni cosa a me come riferimento. Vi lascio. Brava, la docenza è il suo forte. Ma no, è brava, meraviglia. Probabilmente la chiameremo anche per qualche altro centro. Allora, ora trattiamo l'argomento relativo a Impresa Artigiana Innovativa. Come vi dicevo, un avviso pubblicato nel mese di luglio sul bollettino ufficiale della Regione, e che però praticamente si è avviato dal primo di settembre. Tenete conto che al contrario di Maestro Artigiano e Bottega Scuola, che ripeto ne partiamo dopo, che non c'è scadenza, la scadenza di Impresa Artigiana Innovativa, questo avviso, è il 30 di ottobre 2018 e ripeto è esclusivamente dedicato alle imprese artigiane. Non vi preoccupate per la scadenza del 30 ottobre, non è che chi prima arriva, come si dice, prima alloggia, no, perché c'è una graduatoria. Quindi o la presentiamo oggi o la presentiamo il 30 ottobre, è la stessa cosa. Chiaramente i criteri per la graduatoria vi saranno ora spiegati da Antonio De Martino, e quindi capirete bene quali debbano essere certamente i criteri per poter accedere a questo finanziamento. Prego. Buonasera, quanti commercianti ci sono? Perché mi hanno detto di fare un passaggio. Chi è commerciante? Uno? Due? Insomma pochi, sono più artigiani. No, siccome accennava il direttore prima, insieme anche alle organizzazioni del commercio abbiamo costruito un bando sia per l'artigianato e sia per il commercio, che bene o male viaggiano in parallelo, hanno le stesse finalità, nel senso che la finalità di questi bandi è una finalità che mira a migliorare la situazione all'interno del processo lavorativo dell'impresa, sia artigiana che commerciale. Tra le due differenze, tra i due bandi, varia solamente il discorso che mentre per le imprese artigiane può essere iscritta anche da un anno, può presentare domanda, invece per il commercio per poter presentare la domanda deve avere almeno oltre 3 anni di iscrizione alla Camera di Commercio, e cambiano i criteri di assegnazione dei punteggi. Questo tutto sommato è la differenza che c'è tra il bando dell'artigianato e del commercio, ma alla fine le finalità dei due bandi sono gli stessi, nel senso che questi bandi mirano a migliorare tutto quello che è l'impresa, dalla struttura aziendale all'innovazione tecnologica all'interno dell'azienda, alla promozione dell'azienda. Io posso fare anche un qualcosa che mira a promuovere l'azienda, quindi il marketing aziendale, e addirittura nell'artigianato c'è anche la possibilità di fare il passaggio generazionale, o se qualcuno già ha fatto il passaggio generazionale, che è passata l'azienda, è passata tra la mamma alla figlia, o dalla mamma al figlio, dal papà al figlio, c'è la possibilità di fare questo tipo di attivare questo tipo di finanziamento. Sono beneficiari tutte le imprese che sono iscritte all'albo delle imprese artigiane per quanto riguarda l'artigianato. Per quanto riguarda il commercio bisogna guardare i codici attività, perché è rivolto solo a determinati codici di attività. Quasi la totalità, eh? Quasi la totalità. No, ma in particolare no, non è quasi la totalità, perché per il semplice fatto il codice 47 parla dal codice 47, bisogna vederlo, c'è per esempio il bar non rientra in questo tipo di finanziamento,
e quindi bisogna vedere il codice attività dell'azienda per vedere se rientra e quindi ha la possibilità di poter presentare la domanda. Le imprese devono essere attive, devono essere iscritte alla Camera di Commercio per l'artigianato all'albo delle imprese artigiane, devono avere una sede operativa in Basilicata, devono avere la piena disponibilità dell'immobile. Quindi bisogna stare attenti, come piena disponibilità dell'immobile bisogna avere un regolare contratto di fitto se uno ha il fitto, e quindi anche la piena disponibilità significa che il proprietario ti deve autorizzare a fare anche lavori di ristrutturazione, perché l'immobile non è proprio, è il proprietario deve autorizzarsi, c'è un'autocertificazione che fa il datore di lavoro. Non deve essere un'impresa in difficoltà, nel senso che deve essere a posto con i contributi, e siccome nel momento in cui si fa la domanda e la domanda viene accolta, la regione deve erogare i contributi, però la cosa che chiede la regione è di essere a posto con il DURC. Quindi se non si è a posto con il DURC, posso aver presentato la migliore domanda di questo mondo, posso voler fare il migliore investimento di questo mondo, però se non ho il DURC a posto, la regione è impossibilitata ad erogare i contributi. Quali sono le iniziative ammissibili? Sia per l'artigianato che per il commercio bisogna fare un investimento minimo di 10.000 euro. Significa, faccio un investimento di 10.000 euro, la regione mi riconosce il 50%, cioè 5.000 euro. La regione dà un contributo massimo di 20.000 euro, nel senso che la regione ti riconosce massimo 20.000 euro. Se io faccio un investimento di 40.000 euro, la regione mi riconosce 20.000 euro. Se io faccio un investimento di 60.000 euro, sempre 20.000 euro mi riconosce la regione. Quindi il contributo massimo è di 20.000 euro. Ci sono delle iniziative ammissibili che sono legate all'innovazione di prodotto, all'innovazione di processo, all'innovazione organizzativa aziendale, all'innovazione tecnologica dell'azienda. Addirittura è possibile, se ci sono delle imprese che hanno la necessità di farsi la loro buona certificazione di qualità, questo bando dà il contributo per quanto riguarda la certificazione e non solo, anche le spese consulenziali per arrivare ad avere la certificazione di qualità. Questo bando mira anche a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Quando Mirella prima parlava di dipendente, è chiaro che nel momento in cui un'azienda assume un lavoratore deve mettersi in regola anche con la sicurezza e quindi deve adeguare il proprio locale, il proprio processo produttivo alle norme previste dal decreto legislativo 81, e quindi deve costruirsi il suo documento di valutazione del rischio. E quindi questo bando appunto mira a migliorare tutto quello che è l'organizzazione dell'azienda. I beni ammissibili sono impianti, macchinari e attrezzature, apparecchiature scientifiche, acquisizioni di brevetti e licenze, sistemi hardware e software. Oggi tutte le imprese, dicevamo prima con la mia cara amica Antonella, oggi tutte le imprese si devono dotare di strumenti informatici per la cosiddetta fattura elettronica. Dal 1 gennaio 2019 tutte le imprese devono fatturare elettronicamente. Quante volte posso andare dal consulente e dire fammi l'invio telematico della fattura? Ma non solo l'invio telematico, io devo connettermi anche con il mio fornitore, perché mi deve fare automaticamente la fattura elettronica, perché anche il fornitore oggi mi dovrà fare la fattura elettronica, e quindi è l'occasione questa per attrezzarsi e avere il contributo per attivare questo tipo di innovazione. Anche perché abbiamo voluto fortemente questa cosa, perché ormai, dicevamo pure l'altra sera,
ormai la posta non arriva più nella cassetta postale. Ormai tutti si devono attrezzare per utilizzare i supporti informatici. C'è bisogno di avere la posta certificata, la cosiddetta PEC, c'è bisogno di avere la firma digitale, che è importante, e non solo la firma digitale, anche la carta dei servizi del cittadino, il cosiddetto SPIC. Con lo SPIC, con la carta del cittadino, io entro dappertutto. Posso andare a vedere anche, come avete il PIN dell'INPS per vedere i contributi, la carta dei servizi sostituirà tutto. Questo SPID sarà la carta dei servizi che vi permette di vedere anche la vostra situazione all'Agenzia delle Entrate. Vi permette di vedere la vostra situazione dappertutto. E quindi oggi è l'occasione, grazie anche a questo bando che dà la possibilità anche di dare tutta una serie di informazioni legate ai nuovi sistemi, di attivare tutto quello che serve per essere pronti per il 2019, che sarà una fase transitoria, ma entrerà a regime sicuramente dal 2020. Quindi è l'occasione che uno inizi a fare un pensierino, anche perché questi bandi sono bandi minimi, cioè l'investimento minimo è 10.000 euro. E quindi 10.000 euro, cioè non è che compro il computer, mi compro il software per fare le fatture elettroniche, arriva a 10.000 euro. È chiaro che io ho la necessità, ho la possibilità di fare altro tipo di investimento legata alla sicurezza nei luoghi di lavoro, legata alle certificazioni di qualità. Allora, che cosa che cosa ammette questo bando? Abbiamo investimenti in beni strumentali e beni immateriali. Addirittura siamo riusciti a far inserire i mezzi di trasporto, perché la stragrande maggioranza, chi in un modo, chi in un altro, utilizza il mezzo di trasporto. In un primo momento avevano messo solamente autocarri cassonati, massimo 3 porti, in una FAC che abbiamo fatto, perché è giusto, se io devo andare a caricare prodotti alimentari o devo trasportare mozzarelle o devo trasportare pane, non è che lo metto sul cassone del camion e trasporto questi prodotti. E quindi vengono considerati finanziabili anche i furgonati, massimo 3 posti. Chiaro, qualcuno dice: perché non facciamo 4 posti? Ma se la macchina serve per lavorare, non certamente per andare a passeggio, perché giustamente ognuno poi. E quindi è una cosa molto importante. Per gli associati Confartigianato, siccome la Confartigianato ha delle convenzioni anche con case costruttrici, dalla Fiat alla Peugeot, alla Mercedes, alla Ford, dove ci sono. La convenzione prevede degli sconti non indifferenti. Io ho fatto fare un esempio giusto per darvi così. Mi sono fatto fare un preventivo di un Ducato, no? Di un Ducato che costa 31.000 euro. Con lo sconto Confartigianato c'è uno sconto del 37,5%. Questo Ducato viene a costare 18.000 euro solo con lo sconto Confartigianato. Se io devo fare l'investimento di 18.000 euro, faccio l'investimento, la regione mi riconosce il 50%, quindi un Ducato di 30.000 euro mi viene a costare 9.000 euro, giusto per farvi un esempio. Poi, se qualcuno è interessato ad avere la convenzione, si può rivolgere a Mirella per chiedere un attimino con quale case costruttrici c'è la convenzione e quali sono le attrezzature, quali sono i mezzi che possono essere finanziati e la scondistica, insomma. Mica deve prendere per forza il Ducato. Uno ha bisogno anche di un fiorino, perché è in base alle proprie esigenze, e anche lì abbiamo la scondistica. E quindi automaticamente c'è questa possibilità, perché è una cosa che non veniva fatta di solito. I mezzi di trasporto non sono stati mai finanziati in nessun banco. Questa è l'occasione per quanto riguarda questo tipo di investimenti.
Oltre ai mezzi di trasporto e alle attrezzature occorrenti al processo lavorativo, quindi alle certificazioni, eventualmente anche alle spese di gestione, tenendo presente che questo bando finanzia anche per il 3% le spese per la presentazione della domanda, nel senso che se l'azienda consuma 20.000 euro, la regione gli riconosce anche il 3% in più per le spese di presentazione della domanda. Quindi su 20.000 euro il 3% ci sono 600 euro che vengono riconosciuti al progettista per la presentazione, della domanda. È un bando che si avvicina tantissimo a quelle che sono le esigenze sia dell'artigianato che del commercio. Mi dispiace per i commercianti, ma noi abbiamo la convenzione come artigiani, non certamente come commerciali. Non a caso, quando uno va a fare l'investimento, il concessionario gli chiede se si è associato con la Confartigianato, se non si è associato con la Confartigianato. Ma anche il commerciante può essere associato con la Confartigianato, però succede che è rivolto solo a questo tipo di convenzione, è rivolto solo alle imprese artigiane, e per i dipendenti delle imprese artigiane c'è anche lo sconto per i dipendenti delle imprese artigiane, che neanche i dipendenti Fiat hanno questo tipo di agevolazione. Oggi, come si accennava pure prima, per qualsiasi tipo di domanda è necessario che ogni impresa in particolar modo, ma oggi anche ogni cittadino che deve avere a che fare con la pubblica amministrazione, si deve dotare di un PIN o di uno SPID, e quindi deve avere tutte tutti quei requisiti, a iniziare dalla posta certificata, a iniziare dalla firma digitale, a iniziare dallo SPID, per poter presentare la domanda. Se non ci sono queste cose, oggi se Antonio De Martino vuole presentare la richiesta, entra pure con SPID, no? Che si è fatto il PIN per poter accedere alla domanda, vado per inviare la domanda, non la posso inviare perché non c'ho la firma digitale. Quindi ormai diventa obbligatorio avere questo tipo di supporti. Quindi questo bando scade entro le ore 18. In un primo momento avevano messo 30, vi devo essere sincero, perché pure col direttore ci siamo, ma guarda che io 30, no, guarda che è il 31. Oggi sul sito della Regione Basilicata hanno messo 31. Perché sono andata, c'era stato un errore di caricamento dati. A ogni domanda viene attribuito un punteggio. Per le imprese artigiane viene attribuito un punteggio di 10 punti per chi è iscritto da almeno 8 anni e 4 mesi. Se no, il punteggio è proporzionato ai mesi di iscrizione, perché i mesi fanno 100. 100 mesi equivalgono a 94, 8 anni equivalgono a 8 anni e 6 mesi. 96 mesi, giusto. Oltre al punteggio dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, c'è anche il punteggio legato al titolare dell'impresa. Se è donna c'è un'altra percentuale, viene aggiunto 1,030. Poi c'è un altro discorso legato al ricambio generazionale che dicevo prima, viene riconosciuto un altro 0,5, cioè nel senso che bisogna dimostrare che l'azienda che è in essere ha fatto un passaggio generazionale, e oltre a questi contributi, ai 40 anni di contributi del padre di iscrizione all'albo dell'impresa artigiana, con il subentro da parte di un figlio, c'è un altro 0,5. Poi, se io voglio avere la certezza del finanziamento, anche qui, parlando di finanziamento, proprio l'altro giorno il presidente
fatto un incontro con l'assessore e ha chiesto che, anche se i soldi sono 3 milioni e mezzo di euro, se c'è la necessità di rimpinguare il fondo, quindi cercare di finanziare il più possibile tutte le pratiche presentate. Se uno vuole avere la certezza del finanziamento e avere anche un punteggio in più, io posso anche non chiedere il 50% del contributo, posso chiedere il 45% o il 35%. E quindi dipende da quanto chiedo, mi viene attribuito anche un punteggio in più. Se chiedo il 45% mi viene riconosciuto uno 0,35 in più rispetto al punteggio iniziale. Se chiedo un 40%, il 40% mi viene riconosciuto uno 0,70. Se chiedo il 35% mi viene riconosciuto un punto. Oltre a questo, anche per gli iscritti alla Confartigianato, noi rilasciamo anche un'attestazione, una certificazione che vale un altro 0,25, in cui diciamo che l'investimento che l'impresa sta realizzando è un investimento migliorativo rispetto all'esistente, e quindi il cosiddetto viene chiamato endorsement, che poi è una dichiarazione che fa la Confartigianato o un'altra associazione del commercio che va legata e vale 0,25. Noi dichiariamo che l'investimento mira a migliorare il processo lavorativo dell'azienda. Cosa succede? Le domande, dopo che sono scadute, vengono inserite in una piattaforma e dopo 3 giorni già esce la graduatoria. Può succedere che ci sono molte pratiche che hanno lo stesso punteggio. La regione si prende un po' di, diciamo un'altra decina di giorni per fare il sorteggio. Per fare il sorteggio delle pratiche che hanno lo stesso punteggio e farà uscire la graduatoria definitiva. Questa graduatoria definitiva verrà pubblicata sul bollettino regionale e sul sito della Regione Basilicata. Tutte le imprese che hanno fatto domande rientrano in questa graduatoria, devono oggi presentano la domanda e dicono che cosa vogliono fare e quantizzano quanto vogliono chiedere. Entro 10 giorni dalla pubblicazione l'impresa deve allegare tutta la documentazione atta a dimostrare l'investimento che è stato chiesto inizialmente. Fatto tutto questo, la regione verifica i punteggi, dopodiché manderà il decreto di assegnazione del finanziamento. L'impresa, sempre con gli strumenti opportuni, comunica via PEC di accettare il finanziamento e avrà un anno di tempo per poter attivare il finanziamento. Una volta completato il finanziamento, con il bonifico, perché la regione manderà su bonifico bancario, ti accrediterà il contributo. Quindi entro, appena si è chiusa l'investimento, uno fa la comunicazione alla regione e la regione liquida. Per fare la liquidazione è chiaro che io devo dimostrare di aver fatto l'investimento, fattura quietanzata, lettera liberatoria. Ho omesso di dirvi una cosa. Questo per quanto riguarda le attrezzature, però è previsto anche un discorso legato alla ristrutturazione dell'immobile, all'adeguamento degli impianti dell'immobile. Quindi prima di fare l'investimento, oggi si fa la domanda, perché oggi chiedo i preventivi di spesa per le attrezzature, se io devo fare un intervento strutturale dal rifacimento del pavimento al bagno, all'adeguamento dell'impianto, io comunque devo, prima di iniziare a fare l'investimento, devo fare un servizio fotografico dell'esistente e del dopo. E poi ci sarà una perizia giurata del tecnico che attesti i lavori strutturali che sono stati fatti. Quindi prima di presentare la domanda, se io devo fare un lavoro alla struttura, all'immobile, mi devo far fare un computo metrico dei lavori da eseguire che io devo inserire per la richiesta del contributo. Quindi è immediato, nel senso che gli faccio un investimento di 20.000 euro,
mi devono dare il 50%, ma io i 20.000 euro non ce li ho. Che faccio? Intanto presento la domanda, siccome c'è una signora là dietro ride, è così. Allora, ci sono forme di finanziamento, o con la vostra banca, oppure tramite i consorzi fidi. Consorzi fidi garantiscono il 50% dell'investimento, cioè nel senso che voi fate la pratica di finanziamento, vi viene erogata, la mettete sul conto, appena dovete fare l'investimento pagate e chiedete la liquidazione alla regione. Voi continuate a fare il finanziamento per i fatti vostri. Dice il consorzio fidi comunque. Certo, accoglielo. E poi, Presidente, ti ho fatto una... e quindi o con i consorzi fidi o con la banca di riferimento, perché se vi dà il finanziamento. È chiaro che il contributo è legato all'investimento fatto. Io devo poter dimostrare di aver fatturato, devo dimostrare i pagamenti, perché bisogna avere la tracciabilità dei pagamenti. Ma voi siete più bravi di me su queste cose, quindi no, è così, perché voi quotidianamente vivete queste situazioni. Quindi la cosa più importante oggi è crearvi degli strumenti giusti per poter presentare la richiesta. È chiaro che la firma digitale, prima davano una scheda con la firma digitale alla Camera di Commercio, l'hanno data pure gratis, uno si è innamorato di quella scheda, dice l'ha data gratis. Però oggi diventa difficile, perché non tutti per inviare e firmare con quella scheda devono avere un piccolo supporto informatico per poter inserire la scheda. E invece la pennetta la metti vicino al computer. Quindi iniziamo a ragionare anche in maniera diversa e a utilizzare gli strumenti adeguati a quello che il mercato ci richiede. Se ci sono le domande, io sono a disposizione, se no passo la parola al direttore. Se ci sono domande, non senza nessun problema. Allora, questo è il provvedimento Impresa Artigiana Innovativa. Chiaramente chi fosse interessato si mette in contatto con la sede locale di Lauria o direttamente con la sede provinciale, dove abbiamo attivato proprio un ufficio ad hoc. Sono presenti qui nella sede la dottoressa Monaco e la dottoressa Longo, che curano per conto di Confartigianato lo sportello proprio Fare Impresa e quindi tutto ciò che è relativo alla pratica di impresa artigiana innovativa. Cioè, nel momento in cui avete bisogno, chiaramente potete rivolgere. Abbiamo detto il 31 ottobre, i tempi non è che sono molto lunghi, abbiamo 40 giorni di tempo, non è che abbiamo molto. E preparare un po' la documentazione, anche se è abbastanza semplice, però un po' di tempo ci vuole anche per fare le valutazioni, ed è importante per quanto riguarda il discorso dei punteggi, perché noi già in fase di predisposizione della pratica riusciamo già a darvi una sorta di prospettiva per quanto riguarda poi l'approvazione del provvedimento. Perché uno dei problemi di questo avviso è uno: l'importo a disposizione, e 3 milioni e mezzo di euro sono pochi. Siccome è rivolta a tutte le imprese artigiane della regione Basilicata, capite bene che l'importo non è certamente tale da poter soddisfare probabilmente tutte le richieste. Però su questo c'è un impegno da parte del Presidente Miele di sollecitare la regione, perché vengono fuori questi importi dalle royalties del petrolio, probabilmente si avrà la possibilità di avere degli importi superiori. Poi tra l'altro dobbiamo anche dimostrare, se il cavallo beve, come si dice, probabilmente dobbiamo chiedere qualcosa in più, se invece le domande sono tali che probabilmente abbiamo sbagliato e dobbiamo rivolgerci ad un altro tipo di provvedimento. Altre due piccole cose, poi do la parola al Presidente Miele per chiudere questo interessante seminario. È già da alcuni mesi che è possibile presentare alla Regione Basilicata, e come vi ho detto all'inizio non c'è scadenza, la richiesta della qualifica di maestro artigiano. Non la possono fare tutti gli artigiani, ma soltanto quegli artigiani che rientrano nelle attività dell'acconciatura,
perché viene fuori da un decreto ministeriale del 1992, non è che è stata tutte le attività del settore artistico tradizionale della panificazione e dell'abbigliamento. Quindi abbiamo l'acconciatura, perché viene considerata un'attività tradizionale, l'estetica, abbiamo i panificatori, i pasticcieri, l'abbigliamento su misura, tutta la lavorazione del ferro e tutto l'artigianato artistico. Praticamente nel momento in cui noi andiamo a predisporre la domanda abbiamo proprio la tabella dei codici Ateco. Attraverso i codici Ateco noi riusciamo a predisporre la domanda nei confronti della regione Basilicata. Io sollecito molto questo tipo di domanda, perché intanto non costa nulla. E però ci dà la possibilità non soltanto di avere il cosiddetto titolo onorifico, ma è un titolo importante perché dà la possibilità all'impresa poi di acquisire anche la qualifica di bottega scuola. E la bottega scuola, se io sto seguendo anche per un fatto anche di famiglia gli eventi della buona scuola, si sta parlando nuovamente dell'alternanza scuola-lavoro, che vorrebbe essere riformata. Nella riforma si sta anche definendo nuovamente il discorso del rapporto con le botteghe. Allora, trovarsi già con la qualifica di maestro artigiano, che è importante perché siamo una delle pochissime regioni che ha istituito la qualifica di maestro artigiano, ritrovarsi con la qualifica di maestro artigiano e nello stesso tempo con l'istituzione della bottega scuola, probabilmente riusciremo a fare veramente un passo avanti per quanto riguarda il rapporto proprio con gli istituti scolastici e gli istituti superiori, che hanno delle regole particolari, le famose 400 ore, 200 ore che devono fare i ragazzi. Ma la qualifica di maestro artigiano non sarà solo l'attestato, che nelle prossime settimane riusciremo poi a fare un ulteriore incontro qui sull'Auria per la consegna degli attestati. Ma non è soltanto questo. Chi riceve la qualifica di maestro artigiano, tenete presente che già 100 artigiani hanno ricevuto questa qualifica, viene menzionata sul certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e viene rilasciata dalla Commissione regionale per l'artigianato con una determina. Cioè praticamente l'artigiano che fa la richiesta della qualifica si ritroverà il suo nome anche sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata, perché praticamente è una qualifica a tutti gli effetti, qualifica di maestro artigiano. Ripeto, prego. Volevo dire infatti che noi abbiamo presente qualche maestro artigiano, a cui ringrazio insomma la presenza, perché noi all'Auria fino adesso sono 13 maestri artigiani. Ci sono 100 intanto la regione. Abbiamo il maestro artigiano Loredana, il biscottificio Rosita, la sartoria e camiceria Meri. E Anna Maria Rizzo. Anna Maria, giusto che sì, c'è il marito. E poi gli altri che non sono scusate, però sono 13 attualmente i maestri artigiani. Questi 13 maestri artigiani. È uno di Latroni che abbiamo il sindaco De Maria. Avevo già notato che c'era il sindaco De Maria. Ma davo la parola al presidente Miele per salutarlo ufficialmente. Perché immagino. Mentre per quanto riguarda la bottega scuola le domande ancora non sono molte, credo che siamo su una trentina, ma anche su questo dobbiamo sollecitare le imprese a fare la domanda, perché anche su questo è importante, perché nel frattempo la Regione Basilicata ha già messo a disposizione 1 milione di euro per un bando ad hoc soltanto per la bottega scuola. Praticamente l'impianto è già chiaro, deve essere soltanto poi riportato in un testo legislativo. Contributo all'impresa perché riceve il giovane nella bottega, contributo al giovane per 6 mesi perché sta nella bottega. Credo che sia un risultato importante che da tantissimo tempo praticamente non avevamo più nelle nostre disponibilità da parte della Regione Basilicata. Si è pensato anche agli importi, l'artigiano dovrebbe avere circa 300 euro al mese per 6 mesi che praticamente serviranno per le attività di tutoraggio all'interno dell'impresa stessa,
una conquista di compartigianati, che lo potranno fare anche coloro i quali sono senza dipendenti, perché questo è essenziale. E poi, mentre per il giovane si rientra nel normale tirocinio della regione Basilicata, che è di 450 euro al mese. Sollecitiamo di fare queste domande, perché noi abbiamo bisogno di dimostrare che il maestro artigiano e la bottega scuola sono veramente le fondamenta di quello che diceva prima la Presidente Viceconte, perché proprio questo saper fare lo dobbiamo anche trasmettere ai giovani, perché abbiamo bisogno di mantenere anche questi nostri giovani nelle nostre realtà. E quando noi, lo dicevo anche l'altra sera a Potenza, ci accorgiamo che in 60 comuni della provincia di Potenza non c'è un barbiere, questo ci preoccupa, ma non perché il giovane non vuole imparare a fare il barbiere, ma perché anche io gli dico al giovane: ma non lo fare il barbiere in un comune di 600 persone, perché non è possibile. Se tu non mi fai almeno 1000 prestazioni in 4 mesi, in 5 mesi, non riesci a sopportare tutti gli oneri, la pressione fiscale. C'è in atto una proposta scritta dal Presidente proprio Miele per quanto riguarda i piccoli comuni, ma su questo credo che dobbiamo ragionare, perché ci preoccupa tantissimo. Ho fatto l'esempio dei barbieri, ma non vi dico di altri settori, lavanderie inesistenti, meccanici che non ne troviamo più, elettrauti che quasi là, per la verità, è perché ci vuole un po' lavoro per fare ora l'elettrauto. Per fare l'elettrauto ci vuole una professionalità, credo, molto. Però se riusciamo veramente un po' tutti quanti a fare qualche cosa di concreto per quanto riguarda alcune attività, forse riusciremo anche ad avere, a mantenere questi nostri giovani nelle realtà locali. Io sono uno di quelli che ho due figlie fuori, quindi non sono, anche io ho tutte e due le mie figlie a Roma, quindi immaginate, credo che come tantissime altre persone come me devono vedere questi giovani partire, forse nell'artigianato ci potrebbe essere uno sbocco occupazionale interessante. Grazie. Presidente mio, ci sono domande. Se ci sono domande specifiche, fatele, se no do la parola al Presidente mio e chiudiamo la. Sì, ci sono domande sia per il bando Destinazione Giovani che per il bando dello Strato del Martino. Pure tutto chiaro? Tutto chiaro. Scusa, avete bisogno chiaramente, singolarmente avete bisogno. Entrate un po' di tempo. Prego, Presidente. Bene, buonasera a tutti. Intanto voglio ringraziare il Comune di Lauria per l'opportunità che ci dà tramite la Presidente del Consiglio Comunale, Antonella, perché tra l'altro non la vedo solamente da questo punto di vista politico, la vedo comune che ha dato una grossa mano a Compartigianato assieme alla dottoressa Di Mongi e ad organizzare la sede di Compartigianato qui a Lauria. Quindi devo dire grazie, perché veramente ci hanno messo l'anima rispetto a questo problema, finalmente ci siamo perché riusciti. Perché se aiutiamo gli artigiani possiamo sperare che qualche giovane resti qui a Lauria. E le parole che dicevo di un modo per far sì che i nostri giovani possano restare qui nel momento in cui viene data la giusta informazione. Giusta informazione che noi questa sera abbiamo voluto dare. Ringrazio il sindaco di Latronico, che questo vuol dire una sensibilità particolare quando un amministratore cerca di capire quelle che sono le novità, diciamo, da poi poter trasmettere al proprio territorio, è una cosa unica, e quindi ti ringrazio per la tua presenza. Ma al di là di questo, io devo dire che sono molto soddisfatto di questa serata, perché noi, io a Lauria ci sono tantissime volte, non è cosale, quindi non è questo il problema, quindi abbiamo fatto molto molto volentieri. Stasera ancora di più, perché come diceva Saverio Miraglia, che è andato via e che ringrazio per la sua presenza qui sul territorio, abbiamo voluto rimettere su quella che è la nostra struttura associativa, perché siamo stati per un po' di anni assenti. E beh, io penso che un territorio come Lauria, ma non solo Lauria, io parlo della Valle del Noce, che ha una caratteristica particolare dal punto di vista della peculiarità, dal punto di vista artigianale, territoriale, e una cosa che si scritti, quindi c'era questa necessità, e sono contento che si riparte anche se con una serie
di portare agli altri, di chi portare, però ci siamo, quindi questa è una cosa importante. Io dico, non entro nel merito delle questioni tecniche, perché sono stati bravi sia il direttore sia Antonella, ringrazio per le parole che hai detto, ma soprattutto Mirella e Tonino e Martino per la loro preparazione e per le cose che hanno detto, perché l'hanno fatto in modo veramente egregio e professionale. Questa è la cosa. Quindi dare informazioni, darle in modo sbagliato non ha senso, quindi significa veramente dare un'informazione distorta. Ringrazio la dottoressa Monica e Luciano per la loro presenza, perché loro poi saranno il punto di riferimento per ognuno di voi nei momenti in cui devono fare, dovete fare le famose pratiche, come diceva il direttore generale, tramite la compartigia di Romiglio, però chiaramente il caposaldo sul potenza saranno loro, cioè quelli che poi materialmente andranno ad assemblare oppure a dare i consigli necessari, perché noi partiamo dal presupposto che dobbiamo assistere le nostre aziende, ma dobbiamo assistere perché sì, per far sì che quello che viene chiedono poi venga a soluzione, perché sennò non ha senso. Beh, io sono soddisfatto perché dopo tanti anni siamo riusciti, e devo dire grazie pure all'impegno della Regione Basilicata, al suo Presidente, all'assessore, alle attività produttive e quant'altro, siamo riusciti a portare a casa la nuova legge quadro sull'artigianato, a distanza non di pochi anni, di tantissimi anni. Quindi, una legge quadro che ha modificato un po' quello che era l'aspetto diciamo dell'imprenditoria artigiana. Eravamo rimasti legati alle vecchie norme, alle vecchie regole. Oggi invece, grazie a Dio, siamo riusciti a portare a casa questo risultato, ma non voglio rivendicare il merito a Compartigianato, perché Compartigianato è quello che ha lavorato realmente su questa legge, quello che si è interfacciato quotidianamente con il direttore generale, con la Regione Basilicata, e gli altri hanno partecipato con noi. Però diciamo il lavoro grosso di questo per aver portato a casa questo risultato è da scrivere a Compartigianato, quindi questa, ma ce lo viene riconosciuta anche da altri rispetto a questa cosa qua. La legge quadro che diceva il direttore, poche risorse a disposizione. Beh, io dico intanto che siamo riusciti per la prima volta dopo tanti anni, perché il famoso fondo perduto non esisteva più. Sarà una piccola cifra, 20.000 euro a fondo perduto, però penso che per chi fa impresa artigiana 20.000 euro a togliere, 20.000 euro a mettersi è una bella cifra. E quindi c'è un primo risultato. Poi è chiaro che tutto va in base a quello che è l'investimento, ma non è solo questo, perché diceva il direttore, io proprio l'altro ieri parlando con l'assessore alle attività produttive, dico Roberto, mi sembra che poi queste cifre qua, è vero che tra commercio e artigianato arriviamo a 7 milioni di euro di investimento, però se il provvedimento va, quindi se il cavallo beve, come si suol dire, beh, io dico che bisogna poi attenzionare per cercare di recuperare altre risorse. C'è l'impegno da parte della Regione Basilicata di assisterci in questa direzione, ma c'è soprattutto l'impegno che questi sono fondi dipendenti dalle royalties del petrolio, quindi poi è chiaro che ci sono gli altri canali di finanziamento, quelli che arrivano dai FERS, cioè dai fondi comunitari, però questa è una legge che, come diceva De Martini, snellisce quelle che sono le procedure, quindi ci mettono le condizioni da subito di poter arrivare a preparare la domanda e avere il finanziamento che necessito. Quindi credo che è stato un risultato notevole e mi auguro che ci sia molta partecipazione. Poi le risorse vedremo, anche perché, vi ripeto, poi il momento in cui dovessero finire non è che la graduatoria si esaurisce oppure viene accantonata, no, resta in piedi, quindi per far sì che poi nel momento in cui arrivano altre risorse la pratica viene ripresa e quindi viene portata a completamento. Sono soddisfatto pure per l'altra questione. Siamo stati, come diceva il direttore prima, una delle poche regioni che è riuscita a portare a casa, prendendo la nuova legge quadro sull'artigianato, la figura del maestro artigiano. Guardate, questa è una cosa bellissima, perché chi ha speso la propria vita ad insegnare ai giovani quello che è la propria mestiere, l'attività e quant'altro, beh, è una soddisfazione maggiore. Noi, io personalmente l'ho voluta fortemente come Presidente della Commissione regionale sull'artigianato, perché ritengo che è un riconoscimento che va dato a chi si è speso negli anni a dare il contributo necessario per far sì che qualche ragazzo resti sul nostro territorio, qualcuno impari il mestiere. I dati che ha dato il direttore, non c'è mancanza di barbiere, di calzolai, di autoriparatori, cioè di falegname e quant'altro. Allora io dico che
rispetto alle cose che si può attendere a scuola, lavorando, io dico che ci dobbiamo capire. Noi abbiamo fatto, prima della chiusura delle scuole quest'anno, un incontro a Potenza nella nostra istituto professionale. Un istituto professionale, dove c'erano oltre 150 giovani, però vedo da parte dei giovani, e io dico che la colpa non è solo dei giovani, bensì pure di noi genitori che non sappiamo consigliare, perché io parto dal presupposto che l'istruzione è la cosa fondamentale sotto la quale noi non dobbiamo discutere. Però poi a fianco all'istruzione va consigliato il giovane, va indirizzato, va fatto capire. Fatto un orientamento specifico, perché oggi non il posto fisso non c'è più, allora bisogna cercare di capire là dove c'è la possibilità. E io vi posso garantire, attraverso il nostro centro studi, che nell'artigianato ci sono a disposizione qualcosa come 260.000 opportunità di lavoro, quindi non è una cosa da poco. Quindi, pure i genitori dicono, guardate, non pensate solamente, indirizzate, perché è chiaro che bisogna fare tutto questo laddove ci sono le condizioni, perché se no. Però io dico che pure i piccoli centri vanno attenzionati, quindi vanno resi visibili, vanno tenuti, io dico, va tenuta la luce accesa pure all'interno dei centri storici, perché sennò vuol dire che i nostri paesi sono destinati a scomparire completamente. Quindi da questo punto di vista abbiamo fatto una proposta alla Regione Basilicata, quindi che alcuni comuni al di sotto di un certo numero di abitanti devono avere una fiscalizzazione, quindi fiscalità di vantaggio, che serve a dare la possibilità poi, proprio per i famosi numeri che non ci sono, di poter far fronte e quindi sopperire a quella che è la mancanza di presenza sul territorio. Quindi questa è la cosa importante. Diceva De Martino, non è solo il finanziamento, quello dei 3,5 milioni, perché poi c'è l'altra parte che riguarda quelli che sono i servizi di Confartigianato, e uno di questi è quello del credito, quindi il consorzio Fidi, che può supportare, deve supportare quello che è l'iniziativa di un'azienda artigiana là dove le risorse non ci sono, quindi la famosa garanzia che serve andare a chi vuole fare impresa, perché quello molto spesso il sistema bancario, che io dico che in Basilicata è imballato, non di poco, ma di tantissimo, anzi, non danno risposte di nessun tipo molte volte. Beh, noi aiutiamo attraverso le garanzie dei nostri consorzi FIDA a superare questo impasse. Non sempre ci riusciamo, perché guardate, molto spesso il sistema bancario è talmente imballato. Pure laddove c'è il consorzio FIDA, e di recente ci sono garanzie al 100%, la banca molto spesso si rifiuta, quindi c'è tutta una procedura, cose su cui stare dietro. Quindi, però da parte nostra c'è tutto quanto interessa, attraverso i servizi che il Confartigianato dà, di assistere le imprese artigiane. Mirella diceva prima tutto quello che è il discorso del patronato, cioè tutto quello che stiamo sviluppando in modo sociale, non è, dove secondo me dobbiamo sviluppare un ragionamento pure con la tua organizzazione di categorie, perché rientra all'interno di un ragionamento che si può fare. Mi riferisco soprattutto all'aiuto gli aiuti agli anziani, quindi che vanno accompagnati in un certo modo, quindi trovare le risorse per... Cioè, c'è tutta una serie di cose che stiamo sviluppando e stiamo portando avanti a livello nazionale e regionale. Molto dipende poi dalla sensibilità degli amministratori a livello locale, quella è la cosa importante, perché molto spesso gli amministratori, pure di fronte, ciao Mara, pure di fronte a proposte serie di investimenti, di rivalutazione del territorio, di recupero, insomma, molto spesso troviamo le difficoltà, ci sentiamo dire no, quindi allora, queste cose qua vanno attenzionate, perché, vi ripeto, tenere una luce accesa all'interno di un piccolo paese, di un centro storico, significa che c'è un'attività, c'è un'accoglienza, c'è tutto quello che serve per far sì che c'è vita sostanzialmente. Quindi questo è. Io dico che stiamo facendo... Qui a Lauria ormai diciamo che la struttura è partita, quindi questo è. Quindi io ringrazio Mara per la sua presenza, perché tra l'altro lei è una delle dirigenti di Confartigianato che ci ha assistito sempre, cioè è vicino a noi da sempre, quindi io la considero di famiglia, quindi è così, quindi abbiamo fatto belle cose qui a Lauria, adesso dobbiamo riprendere con il supporto dell'amministrazione comunale, dell'associazione, di tutti voi artigiani che
io ritengo che per noi sia un valore aggiunto. Quindi l'Auria non è l'ultimo dei paesi della Basilicata, l'Auria conta, nel senso che ha grandi numeri dal punto di vista degli iscritti al Confartigianato, alla Camera di Commercio, come diceva De Martino. Quindi da questo punto di vista non è, qua veramente c'è tanto da fare. Quindi io prego a te, come so che tu hai questa sensibilità, e ne approfitto pure per dire al sindaco di Latone, le amministrazioni comunali devono stare vicine, devono assistere rispetto a queste cose qua, perché sono servizi che devono essere dati alla collettività. Sono servizi che noi vogliamo dare con il nostro supporto, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista informatico, cioè tutto quello che serve noi siamo disposti a fare. Quindi io dico che il potenziale che c'è su questo territorio non c'è da nessun'altra parte. Non, diceva chi diceva prima, forse dopo Merti c'è la origine, sì, quindi sì, dal punto di vista dei numeri. Nonostante la diminuzione della popolazione, questo, siamo ancora 13.000. Quindi non è, non è poco. Abitanti. Poi vi ripeto. Quindi, diciamo che ancora ci difendiamo. Io dico che tutte queste cose siamo riusciti a fare a questa legge, siamo riusciti a portarla a casa. Al contributo anche dei personaggi di Laurino, quindi mi riferisco al presidente Tutella e all'assessore Cifarelli, perché veramente ci hanno dato una persona. Quindi rispetto a questa cosa io penso che ognuno di noi deve fare mente locale sulle cose che stiamo portando. Penso che questo territorio, con la bravura di Mirella, che ho l'intervento di Mirella, mi sembrava la docente della Cattolica, quindi con la preparazione di Mirella, che tra l'altro poi ha molta esperienza in materia di lavoro soprattutto, quindi penso che quindi un salto di qualità lo possiamo fare. Quindi noi siamo per supportarvi in tutte le cose che volete fare, c'è da parte nostra la massima disponibilità. De Martino ha parlato anche di quelle che sono le convenzioni che il Confartigianato ha a livello nazionale per quanto riguarda l'acquisto di attrezzature, di mezzi e quant'altro, quindi quello per dire che sono altri servizi, ma Confartigianato è la prima delle organizzazioni a livello nazionale, è quella più consolidata, siamo primi a livello europeo all'interno della UEAP, come così chiamata, quindi diciamo che c'è un potenziale enorme, quindi noi ci dobbiamo semplicemente far sì che dobbiamo lavorare insieme, crescere insieme, perché questo è l'unica risposta che possiamo dare ai territori, ma soprattutto per risposta da dare ai giovani per far sì che resti nella nostra terra. Quindi un grazie per Mirella per quello che state facendo, grazie a te Antonella per il supporto che ci hai dato, perché e quindi sì, anche all'amministrazione comunale di Laurì, ma soprattutto un grazie a tutti voi perché veramente siete tanti, mi fa piacere e ritengo che insieme si può crescere. Grazie a te. Sostanzialmente abbiamo chiuso questo seminario informativo, intanto è arrivato in sala il vicepresidente vicario di Confartigianato Rodolfo Ranges, la dirigente Mara Cascino di Confartigianato Laurìa, che saluto affettuosamente. Credo che possiamo anche chiudere, soltanto una nota di piaggeria nei confronti del presidente Miele, ma quando ascolti il presidente Miele non per qualche cosa. Io oramai sono 41 anni che lavoro in Confartigianato, però il presidente Miele è un artigiano, quindi si sente e sente direttamente tutte le questioni. Noi siamo dei tecnici, diamo le notizie, ma chi sente poi veramente le questioni dell'impresa è il presidente Miele. Grazie a tutti e buonasera.